fondamentali da dire. Nonostante le cose che dirò questa sera, che ascolterete, non so bene di che cosa parleremo, nel senso che siete anche liberi, anzi siete invitati a farmi domande in qualsiasi momento, quindi non aspettate la fine della conferenza, che non so quando sarà, nel senso che a un certo punto mi diranno di smettere, quindi fate domande, interrompetemi se c'è qualcosa che non capite, mi dite che cavolo hai detto, non c'è nessun problema. Qualsiasi domanda mi facciate non è un problema, perché se non so dico che non so, perché tanto non si può sapere tutto, e se so prenderemo sicuramente una strada curiosa e interessante per tutti. Allora, appunto, diceva l'amico Gennaro, io sono arrivato a queste cose qui, quindi a questi libri che sto scrivendo e a queste conferenze che sto facendo grazie alle persone che mi chiamano, una cosa che per me veramente non mai avrei immaginato che mi sarebbe successa una cosa del genere. Sono arrivato dopo circa 12 anni di traduzioni dell'ebraico masoretico, fatto per una casa editrice che è abbastanza qui vicina, a Sinistra e Bassano, che sono le edizioni San Paolo. Ho tradotto per loro, quindi questi sono i libri, questi qui non li sto promuovendo, nel senso sono per i battuti in testa come me, per gli specialisti o per gli studiosi. E questo è il penultimo che è stato pubblicato. Hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento che io ho tradotto dal codice masoretico di Leningrado. Su questi libri il mio lavoro è quello di tradurre l'ebraico letteralmente, questo prevedeva l'incarico, controllare che l'ebraico fosse scritto giusto, controllare che il testo greco fosse scritto giusto e fare l'analisi filologica e grammaticale di tutte le forme verbali, che è pubblicata qui sotto in ogni pagina per appunto gli studiosi, gli specialisti, quelli che studiano l'ebraico, eccetera. Poi un anno e mezzo fa ho pubblicato il primo libro, il primo relativo a questo discorso, perché prima ne avevo già fatti altri due. E da quel momento lì ho perso immediatamente tutti i contratti di traduzione, perché ovviamente le edizioni San Paolo non possono avere tra i loro collaboratori uno che scrive le cose che scrivo io. E questo qui tra l'altro è questo libro mi è particolarmente caro, perché c'è la traduzione interlineare italiana di Mauro Biglino e a fronte qui c'è la traduzione di Monsignor Ravasi, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura del Vaticano, che ha dato l'autorizzazione a pubblicare la sua traduzione a fronte della mia, quindi siamo assieme nello stesso libro. Mi piace un po' per loro, ma ormai è così. Siamo assieme. Quindi tutto quello che ascolterete deriva da queste traduzioni letterali. E a un certo punto ho deciso appunto di cominciare a raccontare un po' di queste cose strane perché abbastanza evidenti, che ho cominciato a trovare nella Bibbia, in questo codice. In quei libri lì ho mantenuto la stessa metodologia, nel senso che siccome io non possiedo nessuna verità ovviamente e non ho verità alternative da offrire, io ho sempre pubblicato i versetti in ebraico, la traduzione letterale e poi ovviamente l'analisi, in modo che chiunque possa verificare o far verificare ciò che scrivo, ciò che traduco, perché, ripeto, non avendo verità alternative, metto in gioco le cose che trovo con le traduzioni. Allora diciamo così, tanto per capirci, così inquadriamo un attimo la Bibbia, questo è importante perché quando noi ci avviciniamo a quel testo lì abbiamo spesso comunque nell'inconscio collettivo l'idea che la Bibbia sia questo libro antichissimo, e in effetti parzialmente lo è, che è così da sempre perché così ci è stato insegnato, che è il libro che è stato ispirato da Dio, dettato da Dio, quindi così è stato scritto e così è rimasto, ma le cose ovviamente non stanno così. Noi abbiamo questa Bibbia, quella che tutti abbiamo in casa, che è una delle Bibbie possibili, nel senso che è la Bibbia che è stata codificata da una famiglia che è conosciuta come la scuola di Tiberiade, che l'ha codificata, cioè l'ha definita, l'ha chiusa, l'ha sigillata,
tra, diciamo, il settimo e il nono secolo dopo Cristo. Quindi diciamo che questa Bibbia che possediamo noi è la Bibbia che è stata definita all'epoca, diciamo così, di Carlo Magno, tanto per capirci. Ed è, ripeto, una delle Bibbie possibili, perché questa scuola di Tiberiade era in competizione, diciamo così, con la scuola palestinese, con la scuola samaritana, con la scuola babilonese, per parlare delle scuole che si trovavano, diciamo, nella zona della Palestina e della, diciamo, dell'impero assiro-babilonese. Perché poi in realtà tutta questa parte qui era in contrasto con l'ebraismo egizio, che a sua volta aveva delle idee ancora diverse. Quindi se avessero vinto gli ebrei di Elefantina, avremmo probabilmente una Bibbia completamente diversa. Avremmo magari forse anche una Bibbia che ci parla, e così ti dico subito una cosetta curiosa, che ci parla della compagna di Dio. Perché gli ebrei della colonia di Elefantina, quindi l'ebraismo egizio, conosceva Yahweh, che è il nome che tutti conosciamo, poi ne parliamo un attimo, ma conosceva anche la sua compagna che si chiamava Anat Yahu. E quindi noi avremo Dio con sua moglie. Dio si fa per dire, poi vedremo che forse proprio non è Dio. Però hanno vinto questi qui. Hanno vinto questi qui che facevano capo, per quanto riguarda la versione biblica, alla scuola gerusalemitana, quindi a quella dominata dal sacerdozio di Gerusalemme, che ha imposto la sua visione monoteistica, che ha imposto la sua visione maschilista, quindi che ha imposto le sue, che ha imposto le sue ideologie e la sua teologia. Quindi noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Io anche su questi libri qui, pubblicati ovviamente non nella edizione di San Paolo, ho sempre mantenuto il mio lavoro sul codice masoretico di Leningrado. Anche se esistono altri codici più antichi, il codice di Aleppo, il Pentateuco samaritano, eccetera. Perché? Perché il codice di Leningrado è quello ufficialmente riconosciuto da tutti. Cioè è quello di cui si dice appunto che è il fondamento ed è quello che è stato ispirato da Dio. Quindi quello universalmente accettato. Se io avessi scelto di tradurre su altri codici, chiaramente, oltre a tutte le cose che già mi vengono dette, sarei stato accusato di essermi andato a scegliere i codici che mi facevano comodo. Invece io ho scelto i codici che hanno fatto comodo a loro. Quindi tutto ciò che trovate lì deriva dal codice di Leningrado, cioè da quello su cui sono basate tutte le Bibbie che avete in casa, tutte le Bibbie che esistono al mondo, salvo la Bibbia di Giacomo, eccetera, ma insomma, diciamo, le Bibbie che esistono al mondo si basano sul codice di Leningrado, quindi di quello si parla. Allora, dicevo che la Bibbia è stata fissata, chiusa, sigillata tra il VII e il IX secolo d.C. Cosa vuol dire che è stata sigillata? Vuol dire che sono stati scelti dei testi, perché lì sì che hanno fatto la scelta. Faccio una parentesi, noi siamo spesso abituati a dire: ma la Chiesa sono 2000 anni che ci racconta balle. Ecco, a raccontare balle hanno cominciato gli ebrei, nel senso che quando hanno definito la Bibbia hanno già fatto delle scelte, hanno tagliato dei passi che non piacevano, ne hanno inseriti altri, hanno cambiato dei versetti, hanno cambiato delle parole. Quando trovavano dei testi che non erano, diciamo così, comodi, siccome non se la sentivano di bruciarli, perché erano comunque stati scritti dai loro padri, li sotterravano letteralmente, cioè li mettevano sottoterra, in modo che rimanevano, però non erano più utilizzabili e verificabili, insomma li facevano scomparire. Perché chiaramente bisognava introdurre una certa visione teologica, una certa ideologia nazionalista, ma questo gli ebrei erano uguali a tutti gli altri popoli a loro coevi, non è che fossero speciali da questo punto di vista. Quindi comunque per dire che le balle, fra virgolette, hanno cominciato a raccontarle anche nel momento in cui hanno creato la Bibbia, quindi non soltanto poi la teologia successiva.
Allora, formare la Bibbia ha significato, appunto, una volta scelti i testi, diciamo così, fatti sparire quelli che non piacevano, interpolati, cambiati, eccetera, prendere questi testi che erano una successione ininterrotta di consonanti, senza distinzione tra le parole, e farci sopra un lavoro che è quello di intanto identificare le parole, secondo metterci dentro i suoni vocalici per dare significato a quelle parole. Adesso vi faccio un esempio così si capisce. Qui c'è scritto sefer, che di per sé non significa nulla fino a quando, e poi di qui in avanti continuano le consonanti, ma ad esempio ci bastano queste. Se io ci metto due segni che indicano due A, questa parola diventa safar, che è un verbo, che vuol dire scrivere. Se io invece di questi due segni qui ci metto due E, questa parola diventa sefer, che vuol dire libro, documento, scrittura. Se io invece di questi segni qui ci metto questi e si legge sofer, diventa segretario, scriba, scrivano. E io in questo caso ho scelto di dividere la parola qui e considerare questa lettera come l'articolo della parola successiva. Se invece io divido la parola qui, e qui c'è... Poi mi picchiano. E qui ci metto una I e una A, questa parola diventa sifra, che vuol dire cifra, numero 2, 3, 4, eccetera. Se io lascio tutto inalterato, quindi continuo a leggere sifra, ma ci metto un puntino qui, questa parola che si legge sempre sifra significa libro di lei. Se io tolgo il puntino è cifra, se io metto il puntino è libro di lei. Perché? Perché quel puntino produce una serie di trasformazioni in questa parte qui della parola, lasciamo stare. Capite cosa vuol dire prendere le consonanti e metterci dentro il significato? Questo è il lavoro che hanno fatto questi qui della scuola di Tiberiade. Diciamo il lavoro più semplice, perché poi in realtà appunto altre cose che hanno fatto è stato proprio, per esempio, cambiare completamente le parole, cioè togliendo quelle scomode e inserendone altre più comode. C'è un progetto che si chiama Bible Project, che è iniziato nel 1958, quindi dura da 53 anni ed è previsto che duri per altri 150 anni, quindi con gli studiosi che muoiono e che vengono sostituiti. È un progetto molto ambizioso, è curato ovviamente da docenti universitari della Hebrew University di Gerusalemme, eccetera, e alla fine loro vorrebbero riuscire a ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine. Ovviamente stanno raccogliendo tutte le documentazioni, tutti i papiri, tutto quello che c'è in giro nel mondo, quindi ovviamente oltre al codice conosciuto, a tutti gli altri codici siriaci, gli etiopici, eccetera, insomma, stanno raccogliendo tutto nel tentativo di avere nel 2200 una Bibbia vicina, ovviamente la certezza non ci sarà mai, vicina a quella scritta in origine. Ovviamente nessuno al mondo sa, e nessuno al mondo saprà mai, come era vocalizzata la Bibbia nel momento in cui è stata scritta. Quindi nessuno al mondo sa, nessuno al mondo saprà mai. Quindi la prima cosa da dire intanto sulla Bibbia è che noi sappiamo di non sapere. Questo lo dovrebbero dire tutti, non soltanto chi appunto come me scrive quelle robe lì, lo dovrebbero dire i teologi, lo dovrebbero dire i cabalisti, lo dovrebbero dire tutti coloro che introducono nella Bibbia chiavi di lettura esoterico-iniziatiche, perché tutti partono dal presupposto che questo sia un dato assoluto, questo è un dato assolutamente relativo.
di cui si sa pochissimo. E allora, se abbiamo questa serenità, questa tranquillità, questo equilibrio, la cosa che possiamo fare è quella di fare finta. Teologi, cabalisti, esoteristi usano quasi tutti una espressione, dicono: ma quando la Bibbia dice questo, in realtà vuol dire che. E tutti dicono: quando la Bibbia dice questo, in realtà vuol dire che, ognuno poi ci inserisce il suo vuol dire che. Noi facciamo finta, lo facciamo adesso per stasera, un'ora, un'ora e mezza, qualche, fino a quando mi dicono che è ora di smettere. Domande? Ancora niente. Noi facciamo finta che quando la Bibbia, quella che conosciamo, perché di quella ovviamente parliamo, ci dice una cosa, in realtà volesse dirci quella. Cioè, fingiamo di pensare che quando questi scrivevano non avevano tanto tempo, perché scrivere costava per tutta una serie di motivi, e quindi quando scrivevano cercavano di essere estremamente concisi, estremamente concreti, e di essere anche per quanto possibile chiari nel raccontare le cose che volevano raccontare. E quindi noi facciamo finta, appunto, dopodiché, quando finita la conferenza, ognuno tornerà a pensare quello che pensava prima, giustamente, però adesso per queste due ore, un po' come andare al cinema, partecipiamo alle vicende degli attori, dopodiché, finito il film, ognuno torna a vivere la sua vita, e qui facciamo la stessa cosa. Noi facciamo finta, appunto, che la Bibbia ci dicesse o ci abbia detto quella roba lì. Facendo così, che poi è stato il mio lavoro per questi 10-12 anni, mi sono accorto, o comunque mi è parso di capire, almeno siamo dogmatici, che in realtà si costruisce un mosaico con una logica, senza bisogno di introdurre categorie interpretative diverse, tipo per esempio la categoria del mistero, no? Il mistero della fede, perché se si dice che, poi lo vediamo, quell'individuo lì è Dio, allora non si capiscono più tutta una serie di cose. E allora si introduce appunto la categoria inevitabile, la categoria del mistero. Se invece si ipotizza che quel personaggio lì è così come ce lo racconta la Bibbia, quindi non è Dio, allora non c'è bisogno di introdurre categorie interpretative diverse. Quando dico che quel personaggio lì non è Dio, io non intendo dire che Dio non esiste. Su questo voglio essere chiaro: io di Dio non so nulla, io di Dio non parlo, io non vi dico la verità è questo, la verità è quell'altra, vi dico in quel libro c'è scritto quella roba lì. Dopodiché la fede è una cosa che riguarda la coscienza di ciascuno, io non entro nel merito, nel modo più assoluto. Alla fine di una conferenza a Firenze, un rabbino mi ha ringraziato per alcune interpretazioni, insomma, che diceva le aveva aiutato a capire certe cose, e poi mi ha detto: per me la Torah, sia pure con questi nuovi contenuti, rimane il libro che Dio ci ha dato. Io dico: benissimo, sono assolutamente d'accordo, questo è un fatto di fede. Non me ne occupo, non parlo di Dio, non parlo di mondi spirituali perché non ne so nulla. Sento quelli che sanno o dicono di sapere. Quindi quando dico che quello lì non è Dio, intendo dire non che Dio non esiste, intendo dire che quello lì, poi Dio è quello che è. Ognuno di voi, ognuno ha la sua concezione e deve vivere in funzione di quella. Facciamo un esempio concreto. Una domanda. Allora, questo è il famosissimo tetragramma, cioè il nome di Dio, di quello lì, di quell'individuo lì. È quello che si legge normalmente Yahweh. No, questo l'abbiamo sentito tutti, no? Poi ci sono i testimoni di Geova che dicono Geova, cioè Yahweh. E quindi ci sono quelli che dicono: beh, i testimoni di Geova non sanno perché si sbagliano. In realtà non è vero, i testimoni di Geova dicono anche loro il giusto, perché questo si legge Yahweh, Yehovah, Yiwi. Cioè sono tutte letture giuste, perché nessuno al mondo sa come fosse pronunciato questo nome quando è stato detto per la prima volta. Anche perché la Bibbia ci dice che la prima volta che è stato pronunciato, è stato invocato questo nome, siamo nella Genesi, quindi proprio all'inizio,
dice che al tempo di Enos si cominciò ad invocare questo nome qui. Enos era nipote di Adamo ed Eva, quindi conosciamo tutti Adamo ed Eva, Caino e Abele. Caino uccide Abele, poi magari se mi ricordate vi dico due cose di Caino. Nasce un altro figlio che si chiama Set, Set fa un figlio che si chiama Enos. La Bibbia dice al tempo di Enos si cominciò ad invocare questo qui. Il che vuol dire che Adamo ed Eva, Caino, Abele e Set, questo qui non lo invocavano. Forse perché ce l'avevano davanti e quindi non avevano bisogno di invocarlo. Magari con Enos è cominciata una certa dispersione, quindi questo qui era lontano e allora bisognava in qualche modo chiamarlo. Poi se abbiamo tempo vi racconto anche di come qualche volta lo chiamavano. Allora, la prima volta appunto è al tempo di, diciamo, della famiglia di Adamo. Ovviamente lì non possiamo neppure ipotizzare quale lingua si potesse parlare, proprio non esiste nessun tipo di testimonianza. Poi questo nome qui ricompare, ed è lì che diventa ufficiale, al tempo dell'Esodo, cioè quando Mosè tira fuori dall'Egitto quell'insieme di genti che poi lui con grande fatica, in accordo con questo individuo qui, tenta di trasformare in un popolo, si riesce più o meno, tenta di costruire una generazione di combattenti per andarsi a conquistare questa famosa terra promessa che poi in realtà non sono mai riusciti a conquistare pienamente, quindi una delle tante promesse non mantenute di questo signore qui, perché non era in grado di mantenerle tutte ovviamente, ma ipotizzando chi era si può anche capire perché non riusciva a mantenerle. Allora, quando sono nel famoso deserto dell'Esodo, Mosè, sappiamo, saliva costantemente sulla montagna per parlare con lui e a un certo punto anche gli disse: senti, io devo appunto parlare di te a quelli là sotto, quindi devo convincerli a stare con te e non con gli altri, perché lui era uno dei tanti possibili tra cui si poteva scegliere per stabilire un'alleanza. E gli dice: dimmi come ti chiami, che almeno io possa dire. Lui dice certe cose che, vabbè, dal punto di vista filologico sono secoli che si stanno discutendo, e poi dice: mi ricorderete con questo nome, che noi conosciamo come Yahweh. Però quando lui dice mi ricorderete con questo nome, lo fa nel momento in cui questi qui sono usciti dall'Egitto dopo esserci stati per 4 secoli e la lingua ebraica non esisteva. Cioè, quando questo nome è stato pronunciato, l'ebraico non esisteva. In che lingua è stato pronunciato? Se questi qui, non se, siccome questi qui sono usciti dall'Egitto e c'erano, stando alla Bibbia, almeno da 4 secoli, possiamo pensare che sicuramente parlassero l'egizio. Quindi l'avrà detto in egizio? Non lo so. Fatto sta che questo è stato scritto alcuni secoli dopo essere stato sentito. Quindi non ne sappiamo nulla. Se vogliamo pensare che questi qui parlassero una qualche lingua semitica, possiamo pensare che parlassero una qualche forma di amorreo, che era la lingua diffusa nel tempo. L'aramaico stava appena nascendo, quindi lo lascerei stare. Sta di fatto che non abbiamo nessuna certezza, per cui ancora una volta tutte le elaborazioni di ordine teorico, teologico e mistico che vengono fatte su questo nome sono, secondo me, assolutamente pretestuose, perché di questo non si sa nulla, neppure come è stato pronunciato. È stato scritto così alcuni secoli dopo. Se noi pensiamo che lui ha detto il suo nome, questa cosa qui potrebbe non significare assolutamente nulla che non un nome proprio. Nel senso che se io, facendo come ha fatto lui, mi trovassi assegnata nella divisione del pianeta Terra, che so, la zona della Papua Nuova Guinea, e decido di stabilire un rapporto privilegiato con una delle 730 tribù che vivono lì, ciascuna parla una lingua diversa tra l'altro, e ancora adesso vivono come nel Neolitico, arrivo lì con la mia attrezzatura tecnologica, eccetera, stabilisco rapporto con uno di loro, loro nominano il Mosè, cioè il portavoce
loro, questo Mosè loro mi chiede come mi chiamo, io gli dirò Mauro. E se loro hanno, come in questo caso, per esempio una lingua, supponendo che abbiano la scrittura che non hanno, ma facciamo finta, una lingua consonantica, scriveranno MR. Poi passano i secoli, qualcuno dei loro esegeti o studiosi comincia a chiedersi: ma cosa cavolo avrà voluto dire quello lì? Che significato ha MR? E poi passano altri secoli e intervengono, come in questo caso, esegeti addirittura appartenenti ad altri popoli, e tutti si chiedono: che cosa avrà voluto dire quello lì? Io non ho voluto dire niente, io mi chiamo Mauro, ho detto Mauro, punto. Che in Papua Nuova Guineano non significa nulla. Secondo me è quello che è successo. Dopodiché, ciascuno. Sì, quando tu dici secondo me... Quanti altri studiosi in Italia la pensano come te, e nel mondo, a parte Sitchin, quanti altri? Quanti altri Mauro Bellino ci sono nel mondo? Non lo so. Non lo so, perché se ci sono non lo dicono. Perché comunque non lo dicono pubblicamente. Perché sono quelle cose che effettivamente un pochettino destabilizzano, però mi dispiace. Ma in Italia qualcun altro c'è, no? Sì, sì, sì. È nel mondo che deficitano. Sì, c'è un teologo che un anno, quasi 2 anni fa, mi aveva detto che mi aveva proposto di fare con lui una serie di incontri pubblici nei quali io avrei dovuto raccontare ciò che racconto nei libri, cioè che cosa dice veramente la Bibbia dei cosiddetti angeli, e lui avrebbe raccontato come la teologia ha poi trasformato i malachim della Bibbia negli angeli che tutti conosciamo. Anche qui, preciso, non dico che gli angeli non esistono, io non lo so, dico solo che i malachim della Bibbia non hanno nulla a che vedere con gli angeli di cui si parla. Ecco, distinzione, precisa. Quindi, quando si parla dei, poi se abbiamo tempo parliamo dei cherubini, quando si parla dei cherubini, la luce, eccetera, nulla a che vedere con i cherubim dell'Antico Testamento, ma proprio nulla. Vi dico solo che i cherubim dell'Antico Testamento sono delle macchine volanti monoposto chiaramente descritte. Viene anche descritto come venivano usate e che sistemi di propulsione avevano. Dopodiché si può dire che i cherubim sono la parte alta della gerarchia angelica, va benissimo. Non entro nel merito di quel discorso lì. L'importante è che non mi si dica che quei cherubini lì sono i cherubim della Bibbia, perché allora entro nel merito. E dicevo, quindi lui mi ha proposto di fare questo, siccome lui insegna, questo teologo tiene i corsi di aggiornamento per le insegnanti di religione della scuola primaria, sapete che devono essere aggiornati ogni anno, il vescovo l'ha chiamato e gli ha detto: se tu vuoi continuare a lavorare qui, con quello là non fai niente, ovviamente. Quindi ci sono quelli che pensano queste cose qui, però poi bisogna dirle, insomma. Poi bisogna dire. Ecco, dicevo, quindi secondo me questo è ciò che è successo. Allora, facciamo così. Dunque, nessuna domanda? Sì. Prego. Ma degli antagonisti di questo Yahweh, di altri Elohim, sono rimaste tracce in altri testi? Cioè, lei dice che questo era uno tra i tanti possibili. Ora, ci sono delle documentazioni oltre alla Bibbia che testimoniano la presenza di altri Elohim con i quali si sono avuti rapporti privilegiati con altri popoli? Sì, ci sono, c'è tutta la documentazione fenicia, per esempio gli annali di Tiro, i testi di Filone di Biblo, ci sono ovviamente tutti i testi sumeri che parlano degli Anunnaki, che erano la controparte, diciamo, sumerica prima e semitica orientale rispetto a questi che invece governavano sui semiti occidentali. Sono citati peraltro anche nella Bibbia i nomi degli Elohim che governavano sui Moabiti, sugli Edomiti, eccetera, che erano ovviamente i suoi antagonisti sullo stesso territorio. Ci sono anche gli antagonisti che la Bibbia stessa nomina e che, di cui si trova anche lo stesso nome, tra l'altro, nel descrizione assiro-babilonesi. Per esempio Mosè a un certo punto dice che gli ebrei, insomma questo popolo qui che poi è diventato il popolo ebreo più o meno, adoravano addirittura gli Shedim, che dice Mosè non sono neppure Elohim, cioè erano
appartenenti agli strati intermedi di questa gerarchia militare che avevano questi signori qui, e questi Shedim corrispondono appunto agli Shedu o Shadu della cultura babilonese, che erano appunto degli intermediari tra il popolo e i capi più in alto. E addirittura dice Mosè appunto che si sono messi ad adorare addirittura quelli lì che proprio... Già, secondo me, adesso questo qui era uno sfigato, cioè nell'ambito della gerarchia degli Elohim, perché gli è veramente toccato un territorio da fame e un popolo che non esisteva, ha dovuto fare una fatica immensa per cercare di costruirselo. Allora, vabbè, andiamo avanti un attimo su questo, tanto ripeto, non è un problema, andando a braccio. Nel capitolo 32 di Deuteronomio si dice anche quando è venuta la divisione. E qui così vi dico anche una delle famose falsità, questa qui è veramente grossa, introdotta dai Masoreti. Si dice che Elion è non un nome proprio, è un termine che indica quello che sta sopra, quello che sta più in alto, e che viene utilizzato non soltanto per indicare il capo degli Elohim, ma viene nella Bibbia indicato per esempio dire, non so, un paese che ha una parte come Bergamo, dice era Betoron di sopra e Betoron di sotto, Betoron di sopra era Betoron e Lionato, cioè la parte sopra. A un certo punto si descrivono due piscine, in un altro posto c'è la piscina che sta sopra, che è Elionah, anche quella. Quindi si dice che Elion, cioè quello che stava sopra gli Elohim, divide la terra, e in tutte le Bibbie che avete, che abbiamo a casa, e io lì nel libro dove analizzo questo versetto ho mantenuto la traduzione, il codice di Leningrado, tanto si capisce lo stesso. Proprio, ripeto, per non essere accusato anche di scegliermi i codici, si dice che Elion divise la terra sulla base del numero dei figli di Israele. Perché? Perché ovviamente per i Masoreti, quindi per i teologi, era fondamentale che Israele fosse il centro della storia e quindi fosse unità di misura per tutte le decisioni che venivano prese. In realtà i codici più antichi, come il codice di Aleppo, che non sono viziati da finalità ideologiche e teologiche, dice chiaramente che Elion divise la terra sulla base del numero dei figli degli Elohim, non dei figli di Israele. Cioè, c'era la terra su cui questi signori sono arrivati, poi adesso vediamo magari come. Lui ha fatto, come dire, il conto e ha diviso la terra sulla base dei governanti, non dei figli di Israele. Siccome questa cosa qui non è accettabile, non era accettabile per la teologia gerusalemmitana, Gerusalemme, sacerdozio, eccetera, figli degli Elohim sono diventato figli di Israele. Che non è più comprensibile, perché cosa vuol dire dividere la terra sulla base dei figli di Israele, visto che tanto i figli di Israele non dovevano occupare la terra e governare sulla terra? Ma non importa che non sia comprensibile, l'importante era non dire che era stata divisa sulla base del numero dei figli degli Elohim, come invece dicono chiaramente i codici più antichi. Questa è una delle tante falsità, così come per esempio il libro di Geremia era notevolmente più lungo di